Ricevere la comunione significa ricevere Gesù direttamente nel cuore. Non è male, ma tuttavia Egli passa attraverso il nostro corpo, in particolare in questo periodo di pandemia attraverso le nostre mani inizialmente. Sì, perché l'Eucaristia si riceverà in questo periodo di pandemia, piaccia o no, nelle mani. Quindi significa che almeno bisogna averle ben pulite, mi raccomando. Anche questo è un grandissimo atto di rispetto nel ricevere Gesù Eucaristia, la sua presenza reale, direttamente fra noi. Poi, per fare la comunione servono entrambe le mani. Bisognerà avere la mascherina e poi, quando si arriva davanti al prete, semplicemente si tira giù la mascherina. Poi si metterà la mano destra sotto la mano sinistra e lì si riceverà il corpo di Gesù. Le mani devono essere ben tese e essere come un piccolo trono per accogliere il nostro Signore. Poi, con la mano destra, prenderemo la particola, cioè la piccola presenza di Gesù realmente presente in mezzo a noi nell'ostia, e faremo la comunione portando l'ostia alla bocca. Dopodiché rimetteremo la nostra mascherina e, con calma, capendo ciò che avremo ricevuto, torneremo al posto dove ci fermeremo un attimo in preghiera, molto meglio se in ginocchio.